Un modo un po' diverso stamattina. Quanti di voi hanno meno di 22 anni? Alzo la mano. Non è vero, non è vero. Non 22 anni del Signore, 22 anni di età. Ok, mettetevi di là, tutti quanti in piedi, chi ha meno di 22 anni. Elizabeth, ragazzi. Ragazzi, veloci, veloci. E poi ho bisogno di altri. Ok, tu farai Gesù. Stai con loro. Loro sono i discepoli. Quella porta lì è la città di Betania. Ok? Del mare. E poi ho bisogno. Meno di 22, No, no, è ok. No, facciamo uno scambio. Speranza sarà Gesù. Tu vieni qua perché ho bisogno di un Gesù che è molto emotivo. E lei ce la fa. E tu stai qua. E sapete che cos'è? È un albero. Se c'è l'acqua a casa. Sei un albero. È un fico. No. Io mi metto di là. Leggo una storia, ok? E vogliamo vedere perché Gesù ce l'ha con un fico. Sembra proprio che Gesù è arrabbiato con un fico. E ho bisogno che Speranza sia Gesù. Devi essere spirituale, però anche emotivo. E devi farci vedere voi tutti i discepoli con i gesti quello che dico io. Ok? Leggo da un brano di Marco. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli, cioè Gesù, ebbe fame. E voi siete con Gesù, ok? Jesus. Veduto di lontano un fico che aveva delle foglie, non lo so come lo ricordo, Gesù andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma avvicinandosi al fico non vi trovo niente altro che foglie. Gesù rivolgendosi al fico. Sì, Gesù parla con l'albero. Gesù rivolgendosi al fico gli disse: nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli udirono. Fate così, eh? I suoi discepoli udirono. E poi vanno a Gerusalemme insieme. Sei un altro, devi stare qua. Gesù, vai via. Quando fu sera, uscirono dalla città, da Gerusalemme. Quindi passano dalle ore. La mattina passando videro il fico seccato, fin dalle radici. No, vai tu. Pietro, ricordandosi, gli disse: Rabbi, sento l'inglese qua, Rabbi. Vedi il fico che tu maledicesti è seccato. Look, the fig tree they cursed is withered. Siete d'accordo che questa storia è un po' strana? Do you agree that the story is very strange? Siete d'accordo che gli attori non sono un granché?
potete accomodarsi, anche l'albero può muoversi adesso. È una cosa stranissima questa. Gesù si arrabbia con un albero. Ce l'ha con un fico. Ha fame, non trova da mangiare e maledice questo povero albero. Allora, qualche anno fa ho tenuto un corso con Simone ed altri a Monterosi e ho ripetuto diverse volte la stessa frase. Contesto è chiave. Funziona benissimo anche nella lingua ceca dove serve il Signore adesso. Context è crowd. Context is king. Contesto è chiave. Io ho saltato qualche versetto. E se guardate bene il contesto vedrete perché Gesù ce l'ha con un albero. Veramente questa storia è una parabola. È una parabola vivente. È una storia che ci insegna qualcosa. Andiamo a leggere un po' il contesto qui, perché il contesto è chiave. Prima cosa, e troviamo adesso Marco al capitolo, qual era? 12. Ho ragione, Marco 11. Prima cosa, abbiamo saltato i primi 10 versetti. Di che cosa parlano? Potete controllare. Vi ricordate? Simone, dai. Contesto è chiave. Marco 11, i primi 10 versetti. C'è un titolo lì. L'ingresso trionfale di Gesù. E cosa fa la gente quando Gesù entra a Gerusalemme per la prima volta? Cosa fa la gente? Osanna. Buttano i vestiti e anche le piante per terra per adorare questo Gesù. E questi sono i leader spirituali di Israele. O è la gente comune? È la gente. Io direi che è la gente di fede, la gente che mette fiducia in Gesù. I leader no, i leader non c'erano. Ok, versetto 11. Ce l'abbiamo? No. Qualcuno può leggere il versetto 11 per me? Versetto 11. E poi andiamo a vedere il versetto, il brano principale. Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio. E dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i 12 diretto a Betania. Okay, quindi Gesù entra in Gerusalemme, che sta là, apre le porte, entra, viene accettato, però è tardi. Vede un po' la situazione. Avete capito il contesto? Il contesto è chiave. Vede il contesto nel Tempio. Vede quello che sta succedendo nel suo Tempio. Esce e passa la notte a Betania. Adesso leggiamo i versetti 12 e 13. Il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, perché erano passati la notte lì, egli, Gesù, ebbe fame. Veduto di lontano un figo che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa. Ma giunto al figo non vi trovò nient'altro che foglie. E poi ho saltato questa frase. Perché sono cattivo. E perché il contesto è chiaro. Non vi trovò niente altro che foglie. Perché? Non era la stagione dei figli. Allora, era già strana questa storia.
Gesù ce l'ha con un fico perché non porta fichi. E non può! Gesù si arrabbia con un albero che fa il suo dovere. Questa è un'indicazione che non si tratta dell'albero. Questo povero fico è soltanto un'illustrazione. Gesù aveva visto il suo tempio e la situazione lì. Poi vede un albero senza frutto e dice, ah, ma questo lo posso utilizzare come esempio. Era un predicatore stupendo questo Gesù. Sapeva che dovevamo sperimentare questa maledizione che dà. Il contesto è, Simone, chiave, versetto 14. E rivolgendosi al fico, gli disse, nessuno mangi mai più frutto da te. E i suoi discepoli udirono. Ok? E poi, perché sono cattivo, ho saltato quattro versetti. Quattro versetti che fanno parte del contesto e quindi sono chiari. Vediamo adesso, versetto 15. Ah, non ce l'abbiamo sullo schermo, mi dispiace. Versetti 15 a 18, lo posso leggere? Ce l'avete o no? Forse no. Questa è colpa mia, perché non volevo darvi indicazione. Versetto 15. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a schiacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colonne e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il tempio. Versetto 17. E insegnava dicendo loro, non è scritto nell'Antico Testamento, la mia casa, il mio tempio, sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladri. I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. Quindi abbiamo saltato una storia proprio in mezzo. Abbiamo la metà della storia del fico, poi quest'altra storia del tempio, e poi finisce la storia del fico. Perché quel pezzo in mezzo spiega tutto quello intorno. Quindi sono stato cattivo. Il contesto è chiaro. Cosa succedeva in questi versetti? Cosa ha visto Gesù nel Tempio? Molto nessuno crede in questo paese. Volevano fare i soldi, avevano dei rituali. Quanto pregavano? E Gesù invece cosa diceva? Cosa doveva succedere nel Tempio? Bisogna pregare, bisogna pensare al Signore, bisogna invitare tutta la gente, tutti i popoli. Non ha trovato quello che voleva trovare. E Gesù, con i gesti, maledisce quello che sta succedendo. I tavoli, cosa succede? Rovesciati. Le monetine penso dappertutto, gli animali scappano, pure la gente. Perché non ha trovato fede nel suo tempio, nella sua casa. E poi finalmente il versetto 19 che abbiamo letto prima.
quando fu sera uscirono dalla città. La mattina passando videro il fico seccato. Quindi mentre Gesù era dentro il suo tempio, arrabbiandosi con la mancanza di fede, la mancanza di frutto, la mancanza di preghiera, è morto pure questo albero. Videro il fico seccato fin dalle radici. Non era solo un po' di sole, ha preso sole e un po' morto. No, è morto, completamente morto. Pietro, ricordandosi, gli disse: scavi forte, il fico che tu maledicesti è seccato, ma guarda che sei forte, sei proprio, hai dei poteri carini, posso farlo anch'io. Forse Pietro non ha capito il contesto. È come se Pietro disse: ma tu sei più forte di Harry Potter, tu sai fare le cose magiche, insegnaci come si fa, si può fare, perché lo voglio fare anche io. Però Gesù non era arrabbiato con un fico che non portava frutto, era arrabbiato con un popolo che non portava frutto. Un popolo che ha pensato ai suoi rituali, al guadagno, che non metteva Gesù, Dio, nel primo posto nella propria vita. E questo non può succedere nella Chiesa, vero? Parliamo soltanto di Israele qua, Ma una cosa che mi piace molto ancora rispetto al miro di questa Chiesa è che abbracciate ancora i cambiamenti. 2 anni fa eravate in un'altra sala, la sala che ho scelto io insieme a Marco, quindi mi ha fatto piangere quando l'avete lasciato, però avete scelto bene, avete scelto di abbracciare la tecnologia, anche altri stranieri come me, ero l'unico qui per un po', era un bene, mi sa, vero? Dobbiamo abbracciare i cambiamenti, dobbiamo fare del tutto per mettere Dio e non i nostri rituali, i nostri abitudini al primo posto. Dobbiamo fare del tutto per essere fruttuosi. E ci sono altre chiese che non sono sempre disposte a cambiare. E questo è un male sia per la crescita di chi fa parte di quella chiesa, sia per la crescita di chi ancora non conosce Gesù. Dimmi un po', un credente fruttuoso come appare? Come sono le caratteristiche di un credente fruttuoso? Oppure, un attimo, forse questo brano non appartiene a noi, si applica solo ad Israele. O anche noi dobbiamo essere fruttuosi? Anche noi? Tutto. Allora vediamo, com'è la persona fruttuosa? Il credente fruttuoso, com'è? E non indicate nessuna persona qua, eh? E Marco è fruttuoso, però magari... No. Solare gioioso. E cosa vuol dire in italiano? Cosa hai detto? Solare, gioioso. Io non direi proprio solare, perché per me vuol dire felice. Non sono sempre felice. Gesù non era sempre felice, però aveva sempre la gioia. Perché lui sapeva come andava a finire la storia. Anche noi. Finisce bene la storia. Anche la nostra storia. Quindi il nostro frutto può essere le nostre caratteristiche. Altro? No, scritti tutti. Ad esempio, parla di Galati 5, mi sa. Misericordia, compassione, non mi ricordo tutto la lingua, ma i frutti dello Spirito sono tutte caratteristiche che possiamo noi dimostrare verso gli altri. E gli altri lo vedono, gli altri in chiesa, magari gli altri che non fanno parte della chiesa. Quindi il nostro proprio carattere da credente dovrebbe essere diverso. Dobbiamo portare questo come frutto. Le persone che mi conoscono oggi
riconoscono una differenza fra me e Michele di 30 anni fa? Sì, la pancia ce l'ho, non ho capelli qua, però spero che vedano anche una differenza nel mio comportamento, nel mio carattere. Io parlo di prima della mia conversione e dopo. Però posso anche parlare di un anno fa. Ero già credente, questo spero che sto crescendo, che porto frutto. Non ho portato Sherry oggi perché non volevo che lei dicesse qualcos'altro, che non, Michele non sta crescendo. Potete chiedere a Elizabeth dopo. Anzi, forse non conviene. Comunque, dobbiamo essere diversi oggi rispetto a un anno fa. Se Gesù è ancora vivente nella nostra vita, altrimenti sono solo un albero impossecato. E Gesù cerca frutto. Cerca frutto. Altri frutti che possiamo dimostrare come credenti? Ubbidienza. Ubbidienza. Dare parole del Signore per altri. Che parliamo con gli altri del Signore. Parlare parole suo, spirituale. Insegnare quello che non conoscono. Parlare del Signore. E questo è il modo in cui lo faccio. Ad esempio, io ho un amico nella Repubblica Ceca adesso. Diciamo che si chiama Riccardo, non è il suo nome, ma per darvi un punto di riferimento. E Riccardo crede nella carne. Karma, cioè io faccio le cose buone e le cose buone vengono fatte a me, e lui sa che non funziona e vive con un gran senso di colpa perché non può fare le cose in modo perfetto, non fa mai cose abbastanza. Suona come alcuni credenti, non dobbiamo vivere così. Però io vedo lui che è aperto al Vangelo, quindi io vado a lui e dico: ma Riccardo, ma sei stupido? Ma non capisci che io sono meglio di te, che Gesù è la via? È così che funziona? Porta frutto? È onesto? Io ho la vita perfetta e tu non sai niente. Povero Riccardo, mi spiace, ho lasciato te a casa, E questo è il vostro atteggiamento? Io ho la vita perfetta, sono arrivato. E quindi vi dico adesso come vivere come me. No, il mio atteggiamento con Riccardo, spero, è questo. Io sono un poveraccio come te. Io sono confuso come te. Ho delle domande come te. Ringrazio Dio, ho trovato delle risposte. Se vuoi avvicinarti a Gesù insieme a me, impariamo insieme come vivere questa vita con la sua forza. Io non ce la faccio. Ho bisogno di Gesù. Ho bisogno del Vangelo ogni giorno. Non avevo bisogno del Vangelo per la mia conversione 30 anni fa. Soltanto. Ho bisogno di Gesù oggi. Oggi. Altrimenti non porto frutto. Dov'è la mia gioia se non ho Gesù nel cuore oggi? Non posso vivere secondo i miei successi, le mie esperienze di ieri. Siamo tutti poveracci che cerchiamo risposte, cerchiamo aiuto, abbiamo bisogno di qualcuno. L'unica differenza fra me e Riccardo è che io ho trovato delle risposte. Adesso le troviamo insieme. Leggiamo un po' il Vangelo di Marco insieme. Non siamo arrivati ancora a questo brano insieme, siamo ancora al capitolo 1. Quindi come credenti dobbiamo essere fruttuosi. Il frutto che portiamo è il cambiamento nella nostra vita, il mettere Gesù al primo posto, il presentare altri a Gesù, dicendo: voi come me avete bisogno di Gesù. Può cambiare la tua vita come sta cambiando la mia. Come ho detto, sembra che Pietro capisce che Gesù è un po' come Harry Potter. Ma è un bel trucco lì, Gesù. Me lo insegni?
È forte avere la possibilità di uccidere le piante con solo la voce. Lo voglio fare anche io. So perché Pietro vuole uccidere le piante, però è così. E Gesù risponde parlando nel nostro contesto della preghiera, della fede. Abbiamo il versetto 22, forse no? No, ok, qua. Grazie. Anche questo l'ho tolto dal vostro contesto. Gesù disse il contesto della maledizione del fico. Non è perché Gesù ce l'ha con un fico. Gesù sta parlando della fede. Versetto 22. Gesù rispose loro e disse loro: abbiate fede in Dio. Quindi abbiamo visto Marco 11, primi versetti, la gente comune ha fede. La folla getta i vestiti per terra per lodare il Signore. Poi i leader, i capi del Tempio, non hanno fede, non mettono la loro fiducia in Dio, vendono la roba, dimenticano le preghiere. E poi Gesù dimostra la fede può anche far uccidere un altro, però non è questo il punto. Dobbiamo mettere fiducia in Dio. Leggo per voi. La stessa storia abbiamo in Matteo 21-21. E Gesù disse questo, quando Pietro dice: ma io voglio essere come Harry Potter, voglio anche io uccidere qualche pianta. Gesù rispose loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, perché quello è poco, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Di che cosa sta parlando Gesù? Non sta parlando di un fico o di un monte, sta parlando della fede. Io ho vissuto un anno proprio terribile, in cui avevo tanti dubbi su di me, sui miei doni, sul nostro ministero, dalla Repubblica Ceca. E sapete perché? Perché guardavo al fico, che sono io, e vedevo: ma non c'è il frutto che voglio, non sono forte abbastanza, non sono in grado di fare quello che volevo fare. Poi sono frustrato un po' con i miei fratelli ciechi che non mi obbediscono. E quindi sono frustrato, sono depresso, mi arrabbio con me. Perché in qualche parte ancora del mio cuore io penso che il cristianesimo ha a che fare con me e con le mie forze e con il mio frutto. E cosa ti insegna questo brano? Non era neanche la stagione dei fichi. Non ha niente a che fare con l'albero. Ha tutto a che fare con Gesù. Io non devo essere forte. Non devo essere fruttuoso in me. Devo credere in Gesù. Devo mettere la mia fiducia in Gesù. Devo mettere Gesù al primo piano, al primo posto, così che Lui mi dà il frutto. Perché quando sono debole, allora sono forte. Queste non sono le tue parole. Sono le parole del missionario migliore che mai esistito, e non parlo di me. L'Apostolo Paolo ha detto che quando sono più deboli. E in quel brano diceva: io accetto le mie debolezze, anche i miei problemi fisici in quel contesto, perché il contesto è chiave. Dice: io accetto anche i miei problemi fisici, perché così posso dimostrare che è Dio che fa tutto il lavoro, è Dio che porta frutto. Non devo abbattermi, non devo affaticarmi per me, per la mia gloria, ma mi affatico sì, ma per la sua gloria, per quello che può fare lui. Chiudo con questa
illustrazione. Ci sta aspettando. Pensavo in macchina. Ogni giorno vado al lavoro, o vai a scuola, o vai fra gli amici, o vas a uscire e studi. E già abbiamo queste difficoltà che affrontiamo ogni giorno. E la gente ti insulta e ti butta giù. È come se prendessero nella terra e te la buttano addosso. Ogni giorno. La questione non è se prenderò in faccia un po' di terra oggi. Prenderò in faccia un po' di terra. Se si mette a corpiano quando non c'è l'acqua, prendi ogni giorno la terra in faccia. La questione non è che se avremo delle afflizioni, dei problemi, delle sfide, anche dentro il nostro cuore, delle tentazioni. La questione è cosa faremo con tutta quella terra che ci viene addosso. Possiamo sporcarci, possiamo abbassarci a quel livello, possiamo arrenderci, oppure possiamo mettere quella terra in un vaso. Aggiungi un po' di acqua, magari tiene un po' il vento dello Spirito Santo, metti dentro il seme del Vangelo e vediamo cosa cresce. Do io da fare con le mie sofferenze, i miei problemi, per far crescere qualcosa. Posso controllare quello che faccio con quella terra. Scelgo bene. E poi vediamo quello che salta fuori. Lascio il frutto al Signore, ma mi do da fare. Ho come scopo la crescita. La crescita per me, la crescita della Chiesa. La crescita per Riccardo che ancora non conosce Gesù. O come target, come proposito, come scopo, la crescita. È un frutto. Ma lascio quello che succede poi a Gesù. Che mi vuole bene. E lui ogni tanto viene e controlla. Miguel, ma hai portato un po' di frutto? Abbiamo lavorato insieme. Io e Gesù. Tu e Gesù. Questa chiesa non è stata un'opera di Marco, anche se lo dice sempre. Non è vero, non è stata una valuta. È stata un'opera del Signore. E oggi è un'opera del Signore. E domani, se cresce questa chiesa, magari dovete trovare un'altra sala, mi dispiace. Però è perché Gesù porta frutto. Abbiamo noi questo come scopo e lasciamo il risultato a lui. Cambiaci, Signore. Cambiaci. Potresti concludere con una preghiera? E poi chi vuole? Signore, io voglio ringraziarti per questo messaggio, Signore, ma ti voglio chiedere ancora di più, Signore, che questo messaggio possa aprirci il cuore, le orecchie, Signore, e gli occhi. Ti prego, Signore, opera su di noi, Signore. Opera su chi ancora non ti conosce, soprattutto per questi giovani, Padre, io ti prego per questi giovani, Dio, che pensano di avere, Signore, meno nato. Io te lo chiedo nel nome santo di Gesù. Proteggili da ogni male, Signore. Preservali dal male, Signore. Te lo chiedo nel nome santo di Gesù. Aiutali, Signore. Aiutali, ti amo di questo.